Robertina è triste, ma Margherita sa come renderla felice. Ciao a tutti, sono Cristina e adesso vi racconterò la fiaba dal titolo Robertina e il suo disordine. Ringrazio l'amica Ilaria Pasquali che l'ha condivisa con noi. Tutte le mattine la stessa storia, Robertina. La tua cameretta è sempre in disordine. Oggetti sparsi in ogni posto, vestiti buttati sulla sedia, per non parlare poi dei tuoi giocattoli. Se quando torni non metti tutto in ordine, puoi dimenticarti il tuo pomeriggio con Clara. Questa era la storia che tutte le mattine la bimba, un po' disordinata, ascoltava. Ogni volta pensava che la sua mamma aveva davvero ragione perché la sua camera era un disastro, ma mettere in ordine era veramente noioso per lei. Quella mattina Margherita era un po' assonnata. Dovete sapere che Margherita era un fiore speciale. Non era una normale margherita con i petali bianchi. I suoi petali erano tutti colorati ed erano magici. Potevano sprigionare una polvere magica per attirare l'attenzione dei bambini che incontrava e parlando con loro avrebbe potuto rallegrarli se erano tristi. Quella notte l'aveva passata a cercare di cambiare i colori della sua polverina magica, ma non era convinta del risultato. «Devo assolutamente provarla», pensò. E proprio in quel momento notò Robertina che stava camminando tutta pensierosa. Appena la bimba fu sufficientemente vicina, sprigionò la polverina. E come sempre il risultato fu quello desiderato. La bimba notò subito la nuvola di brillantini e a differenza di tanti altri bambini che all'inizio rimanevano un po' impauriti, ci si buttò dentro esclamando «Che meraviglia! Io non avevo mai visto una cosa del genere!» Margherita rimase in disparte a godersi lo spettacolo. Poi esclamò, «Ciao bambina, io sono Margherita, tu come ti chiami?» «Sei tu che ha fatto questa nuvola di brillantini?» «Sì, ti piace?» «Tantissimo! Io mi chiamo Robertina!» Il fiore ringraziò e poi chiese subito a Robertina come mai fosse pensierosa. La bimba si mise seduta e raccontò tutta la storia del suo disordine in camera, del fatto che la mamma si arrabbiava e che da giorni in quel disordine non riusciva a trovare la sua bacchetta magica. Allora Margherita disse, «Beh, cosa aspetti a mettere in ordine tutte le tue cose? Sono sicura che una volta messa in ordine verrà fuori anche la tua bacchetta magica». «Hai ragione, ma è così noioso mettere in ordine», disse la bambina. «Mia mamma dice sempre che la musica aiuta quando devi fare qualcosa che non ti va. Chiedi alla tua mamma se ti accende la radio e poi fammi sapere se funziona». Robertina allora si avviò verso casa. Una volta arrivata, fece come aveva detto Margherita. Iniziò a mettere subito in ordine magliette, scarpe, giochi, peluche, con tanta musica a farle compagnia. Ma della sua bacchetta magica nemmeno l'ombra. La mamma, entrata in camera, rimase a bocca aperta. «Tesoro, cosa ti è successo? Hai sistemato tutto!» Robertina raccontò alla mamma che aveva messo in ordine per trovare la sua bacchetta magica da portare a casa di Clara il giorno dopo, ma non la trovava. «Ti aiuto io a cercarla. Sei stata davvero brava a sistemare». E così tutte e due si misero alla ricerca, ma niente. Robertina si stava arrendendo quando sentì la mamma urlare dalla cucina. «Piccola, l'ho trovata! Era nella lavastoviglie!» «Oh mamma, grazie! Sono così felice!» E poi aggiunse, «Ma secondo te com'è arrivata nella lavastoviglie?» «Potere del tuo disordine!» rispose la mamma sorridendo e abbracciando felice Robertina. Anche lei era tornata a sorridere. Il giorno dopo Robertina andò insieme alla sua bacchetta magica a giocare dalla sua amica Clara. Fu un pomeriggio indimenticabile per le due bambine e anche per Margherita che le guardava da lontano. Aveva il cuore pieno di gioia per aver aiutato Robertina e non vedeva l'ora di ridonare il sorriso anche a qualche altro bambino. Fine della fiaba, vi è piaciuta? Spero proprio di sì. E se è così potete andare sul nostro sito fabulinis.com dove troverete questa fiaba e anche tante altre. Ringrazio ancora l'amica Ilaria Pasquali che l'ha condivisa con noi. E per ora è tutto. Grazie del tempo passato insieme. Io vi aspetto alla prossima fiaba e vi mando un bacio. Ciao!